Noi abbiamo cominciato a lavorare sul tema della semplificazione già da qualche mese, diciamo, prima che iniziasse il progetto riformativo, perché a seguito dell'evoluzione della legge del Rio, le province che hanno subito una serie di trasformazioni e quindi anche riduzione delle risorse ci hanno costretto a rivedere un po' i procedimenti e a semplificarli per poter gestirli in maniera più ottimale. Il progetto riformativo è capitato quindi in un momento molto propizio per noi, perché eravamo in questa fase di riorganizzazione e quindi abbiamo approfittato del supporto metodologico fornito dal Formez per accelerare questo processo, anche se soltanto su alcuni temi che ci riguardano, ma per accelerarlo e renderlo più strutturale e più proficuo. Certamente l'esperienza che stiamo facendo con Formez dal punto di vista metodologico ci sta aiutando parecchio, perché la semplificazione è una materia che non si improvvisa e quindi il supporto metodologico e anche l'esperienza che viene anche dalle altre amministrazioni ci serve tantissimo e dà la possibilità a noi di raggiungere gli obiettivi in maniera più celere e in maniera più strutturata. Voglio evidenziare alcune delle tante criticità che abbiamo riscontrato proprio in questa analisi di revisione dei procedimenti. Innanzitutto il rapporto particolare che c'è tra noi autorità competente e il SUAP, che nel nostro caso in particolare non svolgono il ruolo che è previsto dalla normativa. Stiamo procedendo con un processo di alfabetizzazione rivolto ai SUAP in modo tale da poterli allineare le competenze di legge, e questo è un lavoro che appunto è fondamentale, perché attualmente prima di iniziare il processo di semplificazione tutto il lavoro svolto dai SUAP era in carico alla provincia. L'altra criticità in particolare che abbiamo riscontrato è la carenza documentale che il SUAP, appunto per questo ruolo che non veniva svolto in maniera ottimale, la carenza documentale sia in termini di presenza di documenti richiesti dalla norma, sia in termini anche di qualità dei documenti. E questo è l'altro lavoro che stiamo conducendo, che stiamo portando avanti, quello di coinvolgere le professioni per renderle, parliamo di professioni tecniche, per renderle più idonee a svolgere le attività istruttorie per quanto riguarda la presentazione delle pratiche. E poi c'è anche una criticità trasversale derivante appunto da quando chiamiamo gli altri soggetti a esprimere parere, c'è un po' di confusione sui tempi, sulle procedure, e anche su questo ci stiamo lavorando con la manualistica e con tutta un'attività metodologica che metteremo a disposizione di tutto il sistema locale per poter ottimizzare tutto il procedimento di autorizzazione unica ambientale. Tutto l'aspetto metodologico, quindi definizione delle competenze, chiara definizione delle competenze, quindi ruolo tra la provincia, SUAP e anche gli altri soggetti competenti al rilascio dei pareri ambientali, e anche le modalità di espletamento della conferenza di servizi, che anche questo riveste carattere di criticità. Ci stiamo lavorando, quindi su questo i risultati che otterremo in questo processo di semplificazione e di ottimizzazione saranno sicuramente punti salienti. Tutta la nostra esperienza sarà messa a disposizione del sistema, e cercando anche di capire e di imparare anche dagli altri se ci sono buone pratiche che possono essere importate, e quindi mettere tutto a sistema.